In qualche maniera ha le sue opinioni, naturalmente, perché noi le esprimiamo ed è giusto che sia così, ma poi deve verificare, si sente in qualche modo travolto e messo in una curva, no? E doversi difendere da un'aggressione. Questo ti sta succedendo anche a te in qualche maniera? Cioè senti che c'è una preponderanza contro che va contrastata? Sì, diciamo nello spirito che mi caratterizza, insomma tu mi conosci tra l'altro, di libertà e giustizia. Rispetto a tante situazioni in generale nella vita, mi fa un po' sorridere, ma anche insomma, è una cosa anche molto amara aver creato questa categoria dei Novax, come se fossero proprio ormai una categoria con un marchio, brutti, sporchi, cattivi, untori e così via dicendo, per la quale. Non ti riconosci nel termine Novax? Ma io non lo uso nemmeno, io assolutamente però no. Però tu non sei vaccinata. Io sono, no, non sono vaccinata, sono guarita, ho avuto il Covid da poco, come sai, sono guarita da poco. Hai misurato gli anticorpi? Sono, sì, siamo diciamo agli inizi, ma li ho misurati. Sono sentito l'altro giorno in una conferenza, insomma, internet, un bel hashtag, Smart Provax, che è un modo di essere Provax, diciamo, intelligente, no? Sono una persona che crede assolutamente nella scienza, sono rientrata addirittura in un programma di ricerca, sono andata io come guarita, sono inserita però, in un programma di ricerca. Però, no, detto questo, io lo dico anche a te, nel senso che adesso diciamo quelli che si sentono aggrediti sono i Novax, ma scusate, in quella piazza cancellata. Io sto cercando di capire che cosa succede, cosa scatta nella psicologia. Ma la divisione chi l'ha creata? Ma lei continua a parlare di quelle piazze e non dargli da mangiare. Chi vuole fare il sederino ha cancellato, o a te, Corrado? Chi vuole distruggere un sistema, quindi sovvertire la democrazia? Noi che ci siamo fatti il vaccino rispettiamo già lei sta dicendo noi che ci siamo fatti il vaccino è un sacrificio. Ma lei si sente moralmente migliore di chi non si è vaccinato? Io mi sono fatta il Covid e il vaccino e si ho visto persone stare male, ho visto persone morire, ho visto portare infermieri nelle bare di Bergamo. Li ho visti pure io, li ho visti appunto pure per questo, Emanuela. Siamo qui proprio perché lei è giornalista. Allora un attimo così un attimo per volta, la domanda che ha fatto